alcuni autori, in particolare il professor Lomuzio, ha replicato immediatamente o comunque nella giornata alle 23.05 dichiarando esattamente questo, cioè tutti in coerenza con la chiara posizione che è stato in Senato e successivamente ribadito nella mente del 10 maggio, ritengo che non possiamo ignorare la questione sollevata dalle organizzazioni sindacali e non possiamo fingere che la politica di programmazione e reclutamento del personale tecnico e amministrativo sia uno dei temi della campagna elettorale per il rettorato. Sono peraltro sempre più convinto che sia opportuno un momento di riflessione, di ascolto, scritto a caratteri in grassetto, e di approfondimento di tale problematica da parte di tutti noi, a maggior ragione da parte di chi si vuol proporre per assumere la responsabilità di guidare l'Ateneo per i prossimi 6 anni. Pertanto condivido la richiesta delle organizzazioni sindacali di un finanziamento complessivo della programmazione deliberata. Un caro abbraccio a tutti, Lorenzo. Successivamente è arrivata, e qui è la cosa che voi non sapete, è arrivata sempre il 24 maggio, il 25 maggio a 12:45, è arrivata una comunicazione che però voi non avete ricevuto perché è stata trasmessa ai tecnici amministrativi da un docente, componente del Consiglio di Amministrazione, il professor Fuliano. Voi non l'avete ricevuta perché secondo le regole della trasmissione di comunicazione tramite email, il professor Fuliano, i docenti non hanno la possibilità di mandare a tecnici amministrativi, così come noi non possiamo mandare a docenti. Quindi questa mail non l'avete letta, io adesso ve la leggo e poi ve la trasmetteremo ovviamente, perché il professor Fuliano intendeva informare anche voi di questo suo pensiero, e dice: quale componente del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, da un lato ricordo sommessamente a tutti che gli organi accademici sono sovrani nelle loro decisioni, assunte democraticamente, nel rispetto del contraddittorio e soprattutto della normativa vigente, dall'altro sento di dover invocare una maggiore attenzione per le persone e i ruoli. Sotto quest'ultimo profilo mi pare opportuno segnalare che secondo il monumentale Battaglia, il grande dizionario della lingua italiana, scellerato è chi si rende responsabile di delitti efferati, di disumane crudeltà, di azioni moralmente assai riprovevoli, di gravi impietà e dissolutezze, che è un'indole profondamente malvagia. Orbene, in tutta sincerità, pur essendo stato tra coloro i quali hanno provato a vivere incriminata, non mi sento uno scellerato, dal momento che ho assunto quella decisione in coscienza nel pieno ossequio alle leggi vigenti. Pur essendo non già permaloso ma parecchio easy, come si usa dire con un moderno abilismo, confesso che sapere che il redattore di una mail che si ostina a conto di un mio precedente invito a non sottoscrivere ciò che afferma ritiene senza dubbio alcun argomento giuridico che la mia opinione e il mio voto siano viziati da scelleratezza, questo mi crea un certo fastidio. Anche se tengo ad assicurare di poter sopravvivere a questo autorevole giudizio.